Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di curiosità sul mondo immobiliare domestico e andiamo all'epoca di quando si dovevano fare le famose scale, che poi erano abbastanza alte. E poi è arrivata un'invenzione, l'ascensore. Quindi oggi facciamo un viaggio nella storia dell'invenzione dell'ascensore. Prima di iniziare, iscriviti al canale per rimanere aggiornato su tutto ciò che riguarda il mondo e la compravendita immobiliare. Era il 1857 quando negli Stati Uniti d'America, a New York, viene installato il primo impianto adibito al trasporto di persone, quindi il primo ascensore scoperto, quindi era aperto, non era una cabina, ed è stato realizzato da Elijah Otis, ed era una piattaforma con dispositivi di sicurezza azionata mediante delle cinghie e spinta da un motore a vapore. Invece nel 1870 l'ascensore arriva in Italia, a Roma, presso l'albergo Costanzi, era un albergo abbastanza grande, e fu realizzato da una ditta, una neoditta all'epoca, che si trovava con la sede a Milano, la Stingler. All'epoca venivano chiamati ascensori idraulici appunto perché erano azionati con la pressione dell'acqua, quindi come una sorta di pompa idraulica, che spingendo dei pistoni muovevano direttamente la cabina, oppure mediante delle pulegge con dei rinvii muovevano direttamente la cabina. Altro mezzo usato soprattutto per i montacarichi era il motore a vapore con trasmissione a cinghie. Invece il 1889 fu un grande periodo per gli ascensori, perché un impianto del genere, quindi un ascensore, venne installato a Parigi sulla Tour Eiffel. E invece a Roma, nei primi del Novecento, il 1904, al Palazzo Barberini, fu installato il primo ascensore elettrico in Italia. Invece il primo ascensore completo adibito al trasporto di persone e dotato di una propria cabina fu installato nel 1957 in un hotel a New York. Ed arriviamo agli ascensori come li vediamo nei giorni nostri. L'ascensore elettrico come lo conosciamo noi fu ideato da Frederick Keogh, che era un ingegnere minerario. Giustamente all'epoca i montacarichi che si usavano nelle miniere erano molto molto rischiosi, e lui brevettò questo tipo di ascensore che tramite una puleggia permetteva all'ascensore di scendere lentamente, non velocemente come il vecchio montacarichi, ed era più sicuro. Lui non fu creduto per questo tipo di invenzione, non fu appoggiato, e quindi da solo dovette brevettare e progettare completamente questo ascensore per conto proprio. Oggi esistono ascensori molto performanti e molto veloci. Oggi l'ascensore è un mezzo sicurissimo, il più sicuro all'interno di una struttura. Infatti è sorretto l'ascensore mediamente dai 6 agli 8 cavi d'acciaio, e ciascuno è in grado di sorreggere da solo il peso dell'ascensore. In più ci sono altri sistemi di sicurezza che servono a rallentare o attutire l'eventuale impatto. E qui parliamo dei freni a paracadute che servono a rallentare l'ascensore, e il paraurti idraulico che serve a attutire l'impatto e si trova sotto. Oggi a livello statistico sono più pericolose le scale che l'ascensore, però un po' di moto non fa male a nessuno, quindi con cautela fate le scale appena potete. Se questo video vi è stato utile, lascia un like e un commento, e ci vediamo al prossimo video. Nei commenti, nella descrizione e nella bio trovi i contatti per potermi contattare per candidare il tuo immobile nella vendita.